Sono nata e cresciuta in Italia con un cognome straniero. Quando ero al liceo mi dissero che non avrei avuto la sufficienza in italiano perché ero un'immigrata. Non capivo perché io dovessi essere etichettata per il mio cognome. Quando ci fecero imparare i 12 articoli della Costituzione che riassumono i principi fondamentali del nostro paese, rimasi piacevolmente sorpresa dall'articolo numero 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'articolo aggiunge inoltre che è proprio compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza ai cittadini e ne impediscono il pieno sviluppo alla persona umana. Mi chiesi dunque come si applicava questo articolo e come si prevedeva la tutela di queste persone, ma non ebbi una risposta. Nel 2015, quando il mio professore all'università mi disse che ormai era troppo tardi e che il cambiamento climatico avrebbe portato con sé cambiamenti irreversibili per noi e per il pianeta, mi chiesi se anche in quel caso ci sarebbe stato un diritto che sancisse, almeno teoricamente, la tutela dell'ambiente a livello internazionale. Studiai attentamente tutti i trattati firmati e stipulati in quegli anni. Ma proprio come l'articolo 3 della Costituzione italiana non prevedeva la tutela mia e delle persone con cognomi stranieri e provenienze straniere, anche il diritto internazionale non tutelava l'ambiente, se non tramite dinamiche negoziali e intergovernative che in gergo economico potremmo definire soluzioni di second best. Nel corso della mia giovane vita ho scoperto che avere un cognome straniero in Italia era un po' come incarnare la biodiversità nel XXI secolo. Poche tutele e molto pregiudizio. Dunque, la grande sfida di oggi rimane non parlare solo di diritti, ma anche del ruolo fondamentale dei nostri doveri. Voi mi chiederete allora qual è il nostro dovere, qual è la soluzione alla discriminazione e al cambiamento climatico. In realtà esistono uno, tanti singoli obiettivi da attuare e quindi non una sola cosa da fare. Due, che è proprio l'azione il fattore determinante. Nel caso del cambiamento climatico, durante gli anni sono state delineate varie scale di intervento possibili e percorsi verso la sostenibilità ambientale. Ad oggi possiamo dire che una prima soluzione, un primo pacchetto di proposte lo abbiamo già, si chiama Green Economy. La Green Economy è un modo per ricostruire il nostro futuro dando priorità al pianeta e alle persone. Com'è possibile? Da un lato dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, il consumo del suolo e la produzione di rifiuti, anche cercando di intervenire nella creazione di reti virtuose di economia circolare. Dall'altra è necessario aumentare l'efficienza delle risorse rinnovabili. Per fare tutto questo dobbiamo agire a livello locale, dando i giusti mezzi alle persone e aiutando lo sviluppo delle città e dei centri urbani. La risposta al cambiamento climatico è che noi abbiamo già una risposta. Dobbiamo adottare un approccio integrato e multisettoriale che renda lo sviluppo sostenibile in modo tale da proteggere l'ambiente. E qui, solitamente, quando dico questo, interviene qualcuno che nella vita ne ha vissute sicuramente più di me e dice: "Scusami, ma te sei giovane e speranzosa, non sai che in realtà tutto questo ha un costo, giusto? Ma lo status quo e la non azione hanno un costo ben più elevato. Milioni di vite, miliardi di euro per cercare di arginare le catastrofi naturali, instabilità politica e migrazioni climatiche. Il costo della non azione è ben più elevato, ma per un illogico motivo la dimensione reale del riscaldamento globale è molto difficile da abbracciare col pensiero razionale. Ed è qui che la crisi climatica si scontra con una serie di giudizi che riducono a zero la propensione a un cambiamento radicale dei nostri sistemi. Il costo dell'azione sarà sicuramente elevato nel breve periodo, ma nel lungo periodo avremo sicuramente dei benefici in termini monetari, sociali e ambientali. E allora voi mi chiederete, come si può parlare della crisi del pianeta in modo tale da renderla credibile? In realtà ci basterebbe sapere che l'attività umana è l'unica vera responsabile del riscaldamento globale avvenuto dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi. Ma questa è quella che lo scrittore e climatologo Ghosh definisce la grande siccità.
ovvero l'essere incapaci di vedere ciò che si sta manifestando davanti a noi ogni giorno. E noi che ci siamo dentro come esseri umani dobbiamo cercare di fuggire dalle trappole logiche che ci siamo creati nella comodità del nostro quotidiano e cercare di spingere per la creazione di un futuro che si basi sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul rispetto dei diritti umani. Siamo ciechi di fronte a cose che ci riguardano e però non riusciamo a vederle, anche perché chi avrebbe dovuto insegnarcele in realtà le ha ignorate per molto tempo. Se pensate bene, ogni epoca di cambiamento è stata caratterizzata da una nuova corrente di pensiero che ha rivoluzionato quegli anni. Scrittori, professori, artisti, donne e uomini di cultura in generale che si sono fatti carico della rivoluzione di pensiero. Purtroppo però nel corso del tempo la rigida dicotomia fra scienza e cultura fruibile a tutti ha portato alla grande cecità. L'abisso che oggi divide scienza e cultura è il motivo della nostra irrazionalità. Com'è possibile quindi intervenire rompendo questa rigidità cognitiva ed esecutiva? E soprattutto, se abbiamo già una soluzione, perché nessuno sta facendo qualcosa? Questa domanda se l'è posta anche l'Unione Europea, chiedendosi come fosse possibile trasmettere questo cambiamento epocale a tutta la popolazione senza che questa subisse un'imposizione dall'alto. Quando la Presidentessa della Commissione von der Leyen e il Vicepresidente Timmermans hanno lanciato il nuovo piano per trasformare la nostra economia e la nostra società, denominato Green Deal europeo, si sono assunti la responsabilità di rendere il nostro continente il primo continente a impatto climatico zero. Quello che è stato definito Green Deal europeo è molto di più di un semplice patto per il clima. È dunque un vero e proprio movimento che l'Unione Europea ha lanciato cercando di includere tutti in modo più orizzontale possibile, dai capi di governo a noi semplici cittadini. Essere ambasciatore del Green Deal europeo vuol dire proprio cercare di far attuare questo nuovo paradigma di sviluppo a livello locale. Che cos'è il Green Deal? Il Green Deal è in assoluto il pacchetto di proposte più completo mai presentato dalla Commissione in materia di clima ed energia ed ha indicato la strada verso questa profonda transizione. Le azioni promosse attraverso il Green Deal saranno sicuramente ambiziose, ma sono anche l'unico modo che noi abbiamo per salvare i nostri ecosistemi. Sebbene il 2050 ci sembri ancora lontano, tutto si gioca proprio nel decennio 2020-2030. Sentiamo spesso parlare del fantomatico numero 1,5 gradi. Ecco, questo, la temperatura in aumento di 1,5 gradi non è di certo un numero arbitrario su cui possiamo negoziare, è bensì un planetary boundary, ovvero un confine planetario oltre il quale raggiungeremo una soglia di non ritorno. Se noi continuiamo con questa tendenza, da qui al 2050 avremo un aumento di temperatura di 3 gradi. Per questo è necessario intraprendere cambiamenti corali nella sfera economica, sociale e industriale. Questo pacchetto di proposte è stato passato da Bruxelles ai nostri capi di governo, i quali sono i responsabili dell'attuazione del Green Deal europeo a livello locale. Altrimenti questo rimarrebbe l'ennesimo trattato firmato e mai attuato. Oggi il nostro paese avrebbe già un primo percorso da seguire, ma il patto europeo è anche una responsabilità collettiva e un'opportunità aperta a tutti: innovatori, imprenditori, investitori, consumatori, imprese, famiglie, singoli cittadini, perché in realtà tutti noi trarremo giovamento da maggiore spazio dato alla natura, aree più fresche e pulite, città più verdi e così via. Quindi questo non è solo un obiettivo per salvare il nostro pianeta, ma è anche un modo per incrementare il nostro benessere, la nostra salute mentale e fisica. La sfida al centro di oggi rimane quindi l'azione. Il nostro scopo è essere parte attiva del cambiamento sociale e cercare di contribuire a questo nuovo cambiamento. Da quando nel 2015 il mio professore fu capace di curare la mia cecità, anch'io cerco di contribuire al miglioramento della società in cui vivo, attraverso il mio lavoro, attraverso l'associazione che rappresento e per quanto posso anche attraverso l'attuazione del Green Deal europeo a livello locale. Dunque, però il riscaldamento globale è in aumento. Allora mi sono chiesta e vi chiedo anche a voi oggi, chi è il responsabile dello status quo di questi anni?
La risposta è che in realtà io, come tutti noi, siamo direttamente responsabili. Sì, perché come abbiamo detto, dobbiamo assolutamente attuare un cambiamento culturale e a livello pratico. Tutti noi possiamo parlare di questioni climatiche e curare la cecità degli altri. Tutti noi dobbiamo rompere la nostra rigidità cognitiva e la piacevolezza del nostro quotidiano e cercare di intervenire per un futuro sostenibile. Dobbiamo cercare di cambiare questo sistema lineare in un sistema circolare, ma siamo proprio noi il motore di questo sistema. Grazie.